Concetto, tu hai scritto un libro intitolato La presenza italiana in Irlanda, che narra la storia di italiani presenti e passati, alcuni dei quali hanno lasciato un segno nella storia d'Irlanda. Ce ne vuoi parlare? Per parlare di presenza di illustri italiani in terra irlandese, bisognerebbe iniziare da Cristoforo Colombo, che, secondo testimonianze storiche, prima di imbarcarsi per la scoperta dell'America, è venuto in Irlanda e precisamente a Galway, nell'ovest dell'isola. Infatti, nel 1992, nella banchina del porto della città, nel quinto centenario del suo grande viaggio di scoperta, venne installata una scultura dedicata proprio a lui. In tempi più recenti, nella storia di grandi personaggi italiani che hanno lasciato un segno indelebile nella storia irlandese, sono tre i nomi di riguardo: Charles Bianconi, Joe Nannetti e Guglielmo Marconi. Joe Nannetti, di antenati napoletani, è rimasto famoso per essere stato nominato sindaco di Dublino nel 1906 e 1907. Marconi, la cui madre e prima moglie erano irlandesi, costruì nell'ovest dell'Irlanda la sua stazione radio più potente, dalla quale nel 1907 iniziò le prime trasmissioni radio commerciali oltreoceano. Di questi illustri italiani, quale ritieni sia il più importante? Il nome di maggiore spicco è quello di Charles Bianconi. Questi rappresentò il primo vero tipo di immigrato italiano di successo a stabilirsi in Irlanda. Proveniente da una famiglia benestante, sua nonna, la figura dominante della famiglia, lo aveva destinato al sacerdozio, ma il giovane ribelle aveva altri progetti per il suo futuro. Ossessionato dall'idea di andare fuori a far soldi e tornare a casa nella terra natia come grand'uomo. Egli arrivò in Irlanda nel 1804. Dopo 16 mesi di tirocinio nella vendita di immagini sacre sotto la guida di un amico di suo padre, Bianconi, allora 18enne, invece di tornare in Italia, cominciò a lavorare come venditore ambulante di immagini sacre tra la povera ma profondamente religiosa popolazione rurale dell'Irlanda. Le virtù italiane dell'industriosità e del lavoro duro gli furono molto utili, tanto che solo pochi anni dopo fu capace di aprire un piccolo negozio a Clonmel. Si racconta una divertente storia che riguarda il suo negozio. Aveva messo in vetrina un enorme specchio ornamentale intorno al quale aveva drappeggiato una tenda di velluto rosso. La bellezza di questo sorprendente specchio attirava l'attenzione di molti, tanto che la gente proveniva anche da paesi vicini per ammirarlo. Un giorno una vecchia contadina, incapace di resistere alla curiosità che la consumava per quello specchio, di cui tutti parlavano, decise di andare a vederlo con i suoi propri occhi e, vedendo la sua immagine riflessa per intero per la prima volta, svenne. Stanco di girovagare per la campagna caricandosi sulle spalle la pesante cassetta delle sue stampe, Bianconi investì i suoi primi risparmi in una carrozza tirata da cavalli. Nel giro di pochi anni riuscì a costruire una flotta di 1.300 cavalli, 100 carrozze e 100 guidatori. Il successo di Bianconi, dei suoi negozi e della sua rete di collegamento fu da quel momento garantito. Egli divenne un rispettabile membro della comunità commerciale, elencando fra i suoi amici personaggi quali Lady Blessington e Daniel O'Connell. Il giovane Bianconi aveva fatto strada in tempo relativamente breve. Per gli italiani era inusuale essere coinvolti in politica, ma Bianconi fu un'eccezione. Carlo aiutò infatti il suo amico Daniel O'Connell nella campagna per l'emancipazione dei cattolici, e mentre Garibaldi organizzava la rivoluzione del 1848, che avrebbe portato all'unificazione italiana,
Bianconi fu testimone della carestia della raccolta delle patate nel 1846-1848, carestia che decimò la popolazione irlandese. Si racconta che Bianconi, ormai ricco e potente, fu molto generoso negli aiuti alla popolazione vittima della carestia. In seguito Bianconi divenne finalmente sindaco di Clonmel, paese in cui aveva stabilito il suo quartier generale, e fu magistrato e gran giurato nella sua contea, la contea di Tipperary, nel centro dell'Irlanda. Una cosa è certa: tra tutti questi impegni è difficile riuscire a capire dove abbia trovato il tempo per costruire il suo sistema di trasporti che copriva l'intera Irlanda per lungo e per largo. Eppure ci riuscì, mantenendo la supervisione personale anche per quanto riguarda i minimi particolari delle sue vaste operazioni. Lui aveva costruito una rete intensa su tutto il territorio irlandese di trasporti su strada per merci, persone e posta. Pare che pochi minuti prima della sua morte avvenne qualcosa di straordinario. Per tutta la notte la famiglia e gli amici più stretti si erano raccolti intorno al suo letto aspettando con lui la fine, quando all'improvviso si udì un inspiegabile rumore di cavalli al galoppo sulla ghiaia del cortile sottostante. Tutti accorsero a guardare, trasalendo nel vedere che il cancello del cortile era chiuso e che nessuno dei suoi cavalli era scappato. Fu come se tutti i suoi cavalli fossero venuti a salutarlo ed essere con lui nel momento dell'addio. Non si sa se questa storia sia vera, ma come si dice in Irlanda, non si può rovinare una bella storia per amore della verità.